si riparte dai frutti dell'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2014 e dalle risposte raccolte non solo dalle conferenze episcopali di tutto il mondo, ma anche dalle aggregazioni laicali e dalle istituzioni accademiche. L'Instrumentum Laboris, presentato in Sala Stampa Vaticana, è il documento che prepara il Sinodo Ordinario dei Vescovi in programma dal 4 al 25 ottobre sul tema «La vocazione, la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo». Parole come accoglienza, accompagnamento e speranza ricorrono più di una volta nel testo, parole che in realtà sono un approccio metodologico alle sfide di questi tempi, con il matrimonio religioso che diminuisce a fronte di separazione e divorzi in crescita, con l'indigenza economica che rischia di far cadere le persone nella trappola dell'usura, con l'accentuazione esagerata dell'individualismo che porta spesso alle crisi della coppia, al cercare un figlio a tutti i costi, ad estromettere gli anziani dalla propria vita. Temi che erano già stati toccati nel Sinodo straordinario. Il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. La prima parte del documento, che era breve nella relazione, è stata ampliata molto proprio perché ci sono state indicazioni su questo, su quei temi. E temi concreti, non filosofici, ma temi concreti, di parlare cioè degli anziani, dei bambini, delle donne, del lutto in famiglia, della catechesi, queste cose molto molto concrete e le abbiamo riportate. Concrete anche le richieste di affrontare temi come le famiglie ferite dalla separazione che dalla Chiesa chiedono ascolto, la comunione ai divorziati risposati per i quali si sta valutando una via penitenziale sotto l'autorità del Vescovo. Ma il matrimonio è e resta solo quello tra un uomo e una donna. Il cardinale Peter Erdo, relatore generale del Sinodo dei Vescovi. Attenzione pastorale, riconoscimento, il matrimonio gay sono due cose diverse e questo risulta anche dal documento finale della scorsa assemblea sinodale, dove a questo riguardo c'è un brano che cita i documenti precedenti della Chiesa Cattolica. Quindi anche in questo contesto dell'Instrumentum Laboris si intende questo sotto l'espressione attenzione pastorale. È dunque un richiamo ad un'unica linea che è la misericordia di Dio. Monsignor Bruno Forte, segretario speciale del Sinodo dei Vescovi. È evidente che non è l'automatismo di un sì o di un no. Questo sarebbe banalizzare il cammino che il Sinodo sta proponendo. Il Sinodo ci sta chiamando a una maturità di Chiesa, una Chiesa accanto alle persone che le accompagna in vista della loro piena integrazione come soggetti responsabili della vita pastorale, della vita ecclesiale e della vita personale. Ogni persona umana, soprattutto se in una situazione di sofferenza, ha diritto al rispetto, all'amore, all'accompagnamento di chi crede nel Vangelo di Gesù. L'ultima parte dell'Instrumentum Laboris è dedicata alla missionarietà della famiglia, che è il compito di trasmettere la fede avvalendosi anche del prezioso contributo dei nonni, apostoli insostituibili nelle famiglie con il saggio consiglio, la preghiera e il buon esempio.